Ciao ragazzi, eccoci finalmente arrivati con un nuovissimo video. Innanzitutto siete già storti, adoro. Ok, allora, in realtà oggi è domenica, voi vedrete questo video lunedì come sempre, ma non ho registrato nessun vlog perché dopo il compleanno di Diego, come avete ben potuto vedere, i casini che sono successi, mi sono preso un attimino un giorno di relax, ma al tempo stesso non volevo lasciarvi senza video, quindi quale scusa migliore se non fare un nuovo mukbang? Ma nonostante tutto, c'è prima la sigla. 3, 2, 1. All I want for Christmas is 50 milioni di euro, perché di un ragazzo di cosa me ne faccio io? Diventerò grasso ma felice grazie a McDonald's e questi mukbang. Perché mi è venuto mukbang? Vabbè, anyway, come ben avete potuto vedere, siamo in compagnia del McDonald's. In realtà, andiamo a prendere subito la Coca-Cola perché è rovesciata, ok? Una volta su due capita sempre e è tutto bagnato, quindi un terzo me ne è rimasto, ok? Questo lo posiamo da qualche parte. Devo asciugare il tutto perché è un completo disaster. Ok, e andiamo a vedere cosa ho preso finalmente. Oggi, nel mentre che parlerò, no, nel mentre che mangerò insieme a voi, parlerò un po', degli YouTuber, perché voi sapete che ormai sono un po' di anni, quasi 10, eccolo il My Selection, quello dell'altra volta. Quasi 10 anni che siamo qua. Tra un video e l'altro siamo arrivati a oltre 1000 video, più quelli cancellati. Le patatine saranno congelate, ovviamente. Però adoro. Cioè, la mia maionese, eccolo. Ci vado a mettere al panino la maionese perché gli ho tolto tutte le salse che c'era la BBQ e poi altre che non mi piacevano molto e quindi aggiungiamo la maionesina. Insomma, stavo dicendo, sono ormai quasi 10 anni che sono qua su YouTube a rompervi i maroni, a farvi compagnia. E in questi 10 anni effettivamente ho stretto legami, stretto amicizie e litigato con varie persone che anche loro a loro volta fanno video su YouTube o facevano video su YouTube, ma in qualche modo voi avete visto, no? A volte nei miei video o di cui ho parlato e quindi ragazzi, oggi andiamo ad esporre la vita privata degli youtuber. No, non è vero. Vi vado a raccontare un po', nome dopo nome, e mi toccherà stasera fare nome e cognomi, raghi, la nostra situazione adesso, cioè in che rapporti ci sono, se siamo amici, se abbiamo litigato, se magari li sento ancora, se magari, non li seguo più, o se c'è stato qualche flirt. Spoiler, no, con nessuno. Ma un puzzo di piedi, ma come mai? Non ho il Covid, meno male. Allora, ogni tanto guarderò in qua, ma c'ho la lista, ok? Nel mio iPad ho messo la lista di nomi e ho scritto i nomi degli youtuber con cui ho avuto comunque maggiormente a che fare, che quindi vi posso dire di aver conosciuto o di averci avuto qualcosa con loro, ok? Non so se avete capito, insomma, lasciatemi mangiare, lasciatemi parlare e così capirete tutto. Non so, forse l'inquadratura migliore sarebbe tipo un po' così, ma non si vede uguale il mio cibo. Mi devo spostare. Se io, ok, così un po' meglio. Vabbè, tanto non si vede uguale, chi se ne frega. Il fulcro del video non è il mio cibo, ma è quello che vi andrò a dire. Allora, inizio subito alla grande perché il primo nome che voglio fare è ovviamente quello di Chiara. Chiara Facchetti, in tantissimi avete visto nascere la nostra amicizia
In tantissimi, quando non abbiamo più fatto video insieme in questi ultimi mesi, ci avete richiesto e ci avete anche chiesto il perché, il motivo. Avete fatto illazioni, avete fatto un po' di gossip, avete fatto un po' di spilling the tea, quello che di solito sono sempre abituato a farlo io. E quindi io effettivamente ve l'ho sempre dette le cose e anche i rapporti che avevo con lei e che ho con lei, ma ormai siamo qui, voglio ribadire ennesimamente, magari un po' più scendendo nel dettaglio, se con lei ho ancora rapporti oppure no. Allora, con Chiara, prima YouTuber di cui parliamo adesso, ora, oggi, ho sempre rapporti. Ci siamo visti anche l'altro giorno, lo avete visto nel vlogmas di scorsa settimana. Ci siamo rincontrati effettivamente però dopo quasi un anno, ok? Era quasi un anno che non ci vedevamo, anche perché per le vacanze che dovevamo fare, si era detto mille milioni di mesi fa di fare una specie di viaggetto insieme come 2 anni fa. Il 2020 era un anno fa. Vabbè, ormai quasi 2 anni fa, solo che poi appunto io ho preso il Covid e quindi non se ne è fatto più niente. E siamo ancora amici, però vi devo dire la verità, ci siamo un attimino allontanati, ma non perché è successo qualcosa, non perché abbiamo discusso. Ci siamo un attimino allontanati nel senso che avete visto che io mille impegni con le mie cose, lei tantissimi altri impegni con le sue cose, con i suoi lavori. Poi lei fidanzata, io alla ricerca ancora dell'amore, un po' meno fortunato rispetto a lei, però comunque ancora un po' così. Il tempo a nostra disposizione era un po' meno. Diciamo che il fatto che io abitassi a Milano e lei in Valle d'Aosta non ha aiutato molto, ma cioè in questi mesi noi siamo sempre rimasti in contatto, a volte di più, a volte meno, a volte ci siamo persi, a volte ci siamo ritrovati, ma comunque, ragazzi e ragazzi, non abbiamo litigato. Non è vero il fatto che lei adesso che è fidanzata, allora con il fidanzato ha preso il mio posto e quindi mi ha rimpiazzato. Non è vero niente. Come vi ho detto questo perché in tantissimi ho letto dei commenti che mi hanno detto questo in questi mesi. Non è vero quindi che ci sono state discussioni di alcun tipo, però comunque al tempo stesso siamo ancora amici, ma non ci vediamo più, come avete anche visto voi in questi mesi, come all'inizio. Non è un fatto di non ci troviamo, robe del genere, anche perché penso che l'abbiate visto tutte le volte che ci siamo incontrati, che abbiamo fatto dei viaggi, che abbiamo fatto dei video insieme, c'è proprio una super alchimia tra di noi, no? Però, insomma, diciamo che io, tra le altre cose, ho anche la mia vita qui, lei, tra le altre cose, anche la sua vita in Valle d'Aosta, dove abita, e quindi ci siamo naturalmente un po' allontanati, ma non allontanati, un po' distaccati, però siamo ancora amici, insomma, non ci sono problemi. Sono cose, io lo so che magari alcuni di voi diranno, bah, ma non vuoi dire determinate cose. No, in realtà è vero, è così, perché purtroppo, o per fortuna, i rapporti comunque si evolvono, no? E non vuol dire che se io non vedo una persona per tot mesi, vuol dire che allora la reputo meno amica. Voi lo sapete anch'io come sono, che ve l'ho sempre detto che io non è che scrivo sempre tutti i giorni a tutti, anzi, sono più uno che è un po' restio nello scrivere sempre continuamente così. Però io sono dell'idea che non importa vedersi o sentirsi tutti i giorni per reputare una persona amica. Io so che se avessi bisogno, lei è sempre pronta ad aiutarmi ed è lì per me. Lei sa che se lei ha bisogno di me, io sono sempre pronto e disponibile. Passiamo adesso al secondo nome. Il secondo nome è Nicole Kiss and Makeup. Nicole Usel, non ve lo sto a ripetere. Quello che è successo ve l'ho già raccontato, lo sapete tutti, ma magari da quando ve l'ho detto adesso sarà cambiato qualcosa. No, non è cambiato nulla. Continuiamo a non sentirsi, a
a non sentirci, continuiamo a non seguirci, però io ogni tanto vado a spilluzzicare i suoi video perché devo dire che alcuni video, io comunque l'ho sempre seguita, non l'ho mai nascosta questa cosa, quindi alcuni suoi video mi interessano e quindi vado a vedere un po' il suo canale, a volte, tipo una volta a settimana, per vedere che video ha caricato, se li carica e se ce n'è uno che mi interessa, magari lo guardo anche volentieri, senza problemi, però appunto non siamo amici e nemmeno conoscenti e nemmeno ci sentiamo, insomma. Ale Hilton, The Queen. Allora, Ale Hilton, adoro, è una di quelle youtuber che da quando per esempio è stata protagonista di uno dei miei tubissima, mille anni fa, ho iniziato a seguire, perché molte youtuber in realtà, ragazzi, voi dovete, penso lo sappiate, però ve lo ridico io, molti youtuber io ho iniziato a seguirli semplicemente perché li ho conosciuti quando facevano qualche scandalo e quindi io dovevo farci, volevo farci il tubissima per raccontare lo scandalo e quindi poi mi appassionavo, si dice appassionavo, sì, a loro e quindi iniziavo poi a guardare i loro video e mi ci sono anche, come posso dire, affezionato. Ale Hilton è una di quelle persone che ho conosciuto dal vivo quest'anno. L'ho conosciuta qui a Milano, in giro, abbiamo fatto anche un po' bisboccia, abbiamo fatto qualche chiacchiera, abbiamo fatto dei drink, ci siamo visti e ci incontriamo anche molto spesso nelle varie discoteche, quando ci vado. E lei, devo dire che uno dei miei sogni è fare un video insieme a lei, ok? Solo che la prima volta gliel'avevo detto, sì, amo, è vero, dai, dobbiamo troppo farlo, poi non se ne è più parlato, io mi vergogno a chiedere le cose, quindi mando voi, andate a dire ad Ale Hilton che dobbiamo fare un video assolutissimamente insieme. Poi, so che è una super amante di Gucci e quindi non può che essere la mia queen. E se ho parlato di Ale Hilton, non posso non parlare di Kevin Ruiz, ragazzi, perché cos'è? Meno male il maglione, no, cioè purtroppo il maglione, però vabbè, che schifo, mi demonetizzano anche questo video. Allora, ragazzi, perché ho detto così? Ma semplicemente perché il gossip di questo mese è la lite o comunque l'allontanamento di Ale Hilton con Kevin Ruiz, perché hanno fatto prima lei, poi lui, un video in cui affrontavano questa cosa. Ora, in molti siete venuti, devo dire, anche con discrezione, in direct sul mio Instagram a dirmi: "Crima, da che parte stai? Come ti comporti? Ma dici la verità, perché te sappiamo che conosci sia l'uno che l'altra, raccontaci più." Io ve l'ho sempre detto, io mi faccio gli affari miei. Quello che hanno raccontato è... Però, cioè, il fatto che io conosca sia l'uno che l'altra non vuol dire che allora, magari non lo so, conosco da prima Kevin Ruiz, allora voglio più bene a lui, allora così, oppure Hilton la seguo di più su YouTube e quindi l'ho vista anche qua a Milano, allora do ragione all'uno o all'altra. No, non me ne frega niente. Anche con Kevin Ruiz, devo dire, non ci siamo più visti, per lo... rigor di logica, Roma, Milano, è un po' difficile, poi io Milano non me ne vado mai da qui, da questa città, poi ho sempre il Covid, quindi anche volendo così. Però siamo comunque in ottimi rapporti, ci sentiamo ogni tanto su WhatsApp, ci, tramite le Instagram stories, i direct, un po' così ci rispondiamo. È innamorato di Diego, quindi lo odio. No, è così. Allora, la maggior parte dei rapporti, raghi, di cui vi parlerò, non sono amicizie, ok? Sono rapporti conviviali, rapporti che ci stiamo simpatici, però manca quella cosa in più, ok? Sono conoscenze. Conoscenze che... possono portare a varie cose, non si sa, però bisognerebbe avere molto tempo e soprattutto voglia di allacciare, no, questi rapporti e continuare a coltivarli per poi farli diventare amicizie.
che non è che perché allora siamo youtuber, allora tutti dobbiamo essere super amici. Io ho il mio gruppo d'amici, loro hanno il loro gruppo d'amici, altre persone hanno il loro gruppo d'amici, e quindi è un po' più difficile, no? Però comunque io per il momento non ho problemi con nessuno, o quasi. E passerei adesso appunto a Gianmarco Zagato. Gianmarco Zagato adoro, amo. Ho conosciuto anche lui quest'anno. Era con Ale Hilton e quindi era insieme a lei e io poi mi sono accodato, diciamo. Abbiamo passato una serata super insieme. L'abbiamo anche spettacolato un pochino. Ma poi mi sembra di non averlo più visto, tipo una volta. Però ci sentiamo, non spesso, ogni tanto su Instagram. E ogni volta che viene a Milano io dico, ah, ma quando viene a Milano dimmelo, no? Così, così. Però non c'è più stata occasione di vedersi. Ma super simpatico, ovviamente. Adesso inizia un po' il vero tè, ok? Perché per il momento erano tutte cose che sapevate su per giù. O meglio, chi mi segue più assiduamente sapeva già tutte queste informazioni. Ma farò nomi e cognomi un po'. E vi racconterò delle cose un po' così. Allora, prossimo nome della lista. Aglio. Che dolore. Lilli Meraviglia. Lilli Meraviglia, per chi mi segue da anni sa che io ci ho fatto un vlog, sono andato a Roma, l'ho conosciuta, abbiamo fatto un drink, cioè un aperitivo un po' così veloce, e io ero pazzo di Lilli Meraviglia. E Lilli Meraviglia era pazza di me, ok? Non abbiamo discusso, io raramente litigo con le persone, però è successo un fatto, io non so se è, come posso dire, un caso, oppure ho fatto qualcosa ma non me ne sono reso conto, anche perché sono passati un po' di anni. Quando Lilli Meraviglia fece Extra Factor, può darsi, che andò insomma X Factor a fare questo Extra Factor, mi sembra, da lì io, una volta che la vidi, gli volevo mandare un messaggio in direct su Instagram, quindi sono andato sul suo profilo e avevo notato che non mi seguiva più, ok? Quindi non solo non ho più mandato il messaggio, ma l'ho unfollowata anch'io, perché ho detto, ma perché non mi segue più? Cos'è successo? In realtà avevo pensato, perché sono un po' una carogna anch'io, avevo pensato, ma guarda questa, ora che è andata in televisione, fa fuori chi ha meno follower, queste robe qua in realtà, no? Però non c'è stata effettivamente una discussione, non ci siamo più visti, non ci siamo più sentiti, so che abita a Milano adesso, in realtà l'ho anche intravista in lontananza a bere la sera così, ma non mi sono preoccupato di andarla a salutare perché comunque da quel momento che vi ho raccontato prima ad ora sono passati 800 miliardi di anni, quindi non lo so, boh, magari se la rincontrerò e me la troverò così la saluterò. Senza problemi, non ho niente ovviamente contro di lei, solo che non la seguo più e non guardo più nemmeno i suoi video. Poi, Loretta Grace. È un punto un po' dolente questo, perché io Loretta l'ho incontrata solo una volta durante un evento Lush milioni di anni fa, qui a Milano. Io Loretta la seguo ancora, tuttora, sono iscritto al suo canale, ma all'epoca io mi ricordo che ero pazzo, ero ossessionato da lei, era una delle mie youtuber preferite per quanto riguarda il make-up, che io nonostante non sappia truccarmi, però all'epoca, un po' di anni fa, ero fissato con i tutorial di trucco, no? Poi comunque io non avendo la pelle scura ero molto curioso di sapere come si truccano le persone un po' più scure di me, che trucchi usano, e soprattutto siccome lei fa sempre dark skin challenge, tipo che prende la linea di trucco che esce in Italia per vedere se è adatta anche per persone con la pelle scura, mi piaceva molto vedere i suoi video per capire se, se l'Italia era inclusiva oppure no, o per vedere quanto l'Italia era arretrata. Quindi quando l'ho conosciuta io ero al settimissimissimo cielo e mi ricordo questo fatto.
Mi ricordo che dopo l'evento abbiamo fatto tutti la cena, no, al sushi. E all'epoca era uscito l'iPhone, non mi ricordo, 7 Plus può darsi, o 7 o 8. E mi ero reso conto che tutti noi, YouTuber o influencer che eravamo a questa cena, avevamo tutti l'iPhone. Quindi una del gruppo, non mi ricordo chi, disse: ma perché non facciamo una storia, una foto e dove mettiamo tutti i nostri iPhone? Quando l'abbiamo fatta, nel mentre che facevamo il boomerang o la foto, a me mi è scappato un ciao poveri che andava di modissima all'epoca, ok? Super, oh my god, cosa hai detto? Super fuori luogo. Però era una battuta. All'epoca tutti dicevano ciao poveri, ma mi ricordo che lei mi guardò malissimo e mi disse: no, queste cose non si dicono. E io, che era la mia idola, tipo ci rimasi malissimo. Ho fatto: ma è una battuta, è una cosa scherzosa che diceva Gordon all'epoca. E lì ci rimasi malissimo, però vabbè, era una cosa un po' così. I rapporti nostri si sono, diciamo, raffreddati del tutto quando mi ha chiesto tempo dopo di cancellare, di togliere tutti i video su Bissima dove parlavo di lei, perché a detta sua, a causa di quello che dicevo nei video dove lei era protagonista, tantissimi miei follower le andavano a mandare direct offendendola. Io le avevo risposto, me lo ricordo benissimo, sempre su WhatsApp. Avevo risposto: guarda, i miei follower sicuramente non sono stati, perché non vanno a offendere così le persone a gratis. Al massimo sarà qualcuno che è capitato nel mio video così per caso, perché i tubisti mandavano tantissimo, giravano tantissimo e facevano tantissime visualizzazioni. E però ti chiedo scusa, ma non mi sembra il caso, cioè io ho raccontato le cose, non ho offeso né te né la controparte, quindi cioè non capisco. Però poi mi è sembrato carino e doveroso accontentarla, anche perché era abbastanza insistente, evidentemente ci stava male, questa cosa le causava molto stress e quindi ho deciso di cancellarli, ma io dal momento che ho cancellato quello ho cancellato anche lei, ok? Ve lo dico proprio così. Adesso, raghi, quanto te, arriviamo a Elisa True Crime. Elisa True Crime è, secondo me, la rivelazione di questo 2021, ok? Io l'ho iniziata a conoscere quando tipo aveva 30.000 iscritti, ma me ne sono innamorato subito. Io non sono uno fissato con i video sul crime, dove si parla di sparizioni, di di criminali, di morti, tutte queste robe qua. Non me ne interessava, però mi ricordo che mi è capitata così nella home a caso un suo video. E dalla copertina ho detto: ammazza che pregna. Lo posso dire o è catcalling? No. Io che sono gay lo posso dire forse. Vabbè, io posso dire quello che voglio. E quindi ho cliccato così per curiosità il suo video. E devo dire che, nonostante non me ne fregasse niente del tizio in America che aveva fatto la sparatoria e tutte queste robe qua, io mi sono sorbito un suo video di mezz'ora e non me ne sono neanche accorto che era passata mezz'ora, perché sono rimasto rapito da come lei raccontava bene i fatti. E quindi da quel momento io ora non vedo l'ora ogni volta di essere al lunedì e al venerdì per vedermi i suoi video, anche se questo mese c'è solo un video a settimana perché so che sta tornando in Italia e quindi spero tantissimo di incontrarla, di riuscire ad incontrarla almeno mezz'ora. E la seguo anche su Instagram, lei mi segue su Instagram, ci siamo scritti qualche volta, però insomma lei per me è la rivelazione di questo 2021, perché 2011? 2021, secondo me, per quanto mi riguarda, tra gli YouTuber che prima non conoscevo. Andatela a seguire, adoro. Follettina Creation. Follettina Creation non è una YouTuber, io non l'ho mai reputata YouTuber, ma c'è un perché, vi ho detto quello, e ve l'ho messa nella lista, perché all'epoca, quando andava di moda, anche io volevo salire sul carro dei vincitori per fare un video insieme a lei. Grazie all'amicizia con la diva del tubo, ci stavo riuscendo fino a quando lei poi non si è tirata indietro, non lo so, forse perché, boh, non gli piacevo, non lo so, e qui non c'è stato più niente.
lei ha sbagliato, secondo me, a vendere il canale, o meglio l'ha quasi regalato, ragazzi, perché la cifra è ridicola. A parte, non l'ha detto la sera, l'arriva del tubo l'ha detto pubblicamente, dovrebbe aver venduto il canale per 10.000 euro. Evidentemente se n'è pentita, ne ha riaperto un altro, ma ovviamente ormai ha perso quella sua spontaneità, secondo me non è più nessuno, ok? Quindi è un po' così. Ho visto dei suoi TikTok qualche giorno fa che mi sono apparsi nella home, in cui faceva un po' la provocante, un po' la sexy, ma mi ricordo che lei disse che aveva finito l'amicizia con la diva del tubo perché non aveva piacere della vita sexy della diva del tubo, e adesso stai facendo questo. Vabbè, coerenza oppure morti di fama. Ok, e a proposito della diva del tubo, la diva del tubo, anche con lei, ragazzi, io non l'ho più sentita, non ho più rapporti. E non ci siamo più visti. È stata, diciamo, un'amicizia super. Ovviamente ci ha fatto comodo a tutte e due, no? Perché abbiamo fatto tantissimi video insieme. Ma al tempo stesso io ho imparato molto da lei, molto grazie anche al suo lavoro, perché mi sono fatto spiegare tutto, ho conosciuto. Stavo per dire ho fatto, ma in realtà non ho fatto. E devo dire che la breve amicizia con lei mi ha arricchito come persona. E sì, con lei mi dispiace non averci più rapporti, effettivamente. Però non ci siamo più sentiti. Dal Covid in poi, basta. Forse anche prima. Insomma, vabbè, non ci siamo più visti, non ci siamo più sentiti. Questo è. Nadia Tempest, ragazzi. Ve l'ho detto anche tipo quando è uscito il mio libro. Lei fu la prima a credere in me, nel mio potenziale. Quando sono approdato qua su YouTube, lei è stata la prima che mi ha accettato come collaborazione. Mi ricordo che abbiamo fatto l'Instagram tag insieme, anche se a distanza. Dovevo vederla l'anno scorso, mi sembra, che sono andato in Puglia, però poi erano i soliti giorni del compleanno del marito, e allora poi erano dall'altra parte, non ci siamo riusciti a incontrare, insomma, così. Però nonostante siano passati 800 miliardi di anni, nonostante non ci siamo effettivamente mai visti dal vivo, lei è rimasta nel tempo, ok? E lei, come vi ho detto all'inizio con Chiara, è una di quelle persone che non sento tutti i giorni, non mi sento nemmeno di chiamarla o di mandarle messaggi tutti i giorni, ma so comunque al tempo stesso che io ci sono per lei, lei c'è per me. Quando ci sentiamo normalmente, come se fossero passate 2 ore dall'ultima volta, e ci sosteniamo a vicenda, quindi adoro. Amo. E ora ultimo, ma non meno importante, Soul Mafia. Soul Mafia, io l'ho conosciuto qua a Milano qualche anno fa, abbiamo fatto il vlog insieme. Aglio, basta. Mi piace tanto. Lo posso reputare amico di YouTube, anche se non ci sentiamo? Sì, perché io penso di non avergli fatto nulla, lui non mi ha fatto nulla, io i suoi video li guardo ancora tutt'oggi, quindi nel senso è una persona che mi piace, da quel che ho visto, che ho potuto vivere, mi piace molto. E così, ovviamente lui abita a Seul, quindi io tutte conoscenze molto semplici comunque e molto vicine, devo dire. Comunque, diciamo che comunque, oddio, amicizia, allora conoscenza, diciamo così, anche perché per forze maggiori, anche volendo, uno non è che può fare tante cose. Quindi, ragazze e ragazzi, la prima lista di nomi è finita qua. Da questo video cosa si deduce? Secondo me penserete che tra youtuber non esiste amicizia. Perché vi ho detto sì, con quello ci ho fatto video, però poi basta, con quella non la sento più, quella la vedo meno. Però non è vero. Cioè, io tendo un po' a scindere, no? Lavoro da
cose fuori dal lavoro. Però a volte siamo fortunati, a volte siamo fortunati ma in un modo diverso o inusuale. Io non rimpiango niente di quello che ho fatto, di come mi sono comportato, di quello che ho affrontato con alcune persone della lista di oggi. Se magari avete altri nomi e siete curiosi, no, di sapere altre cose, o vi piace questo tipo di format un po' strano, un po' così, pensato un po' così agli ultimi 5 minuti, perché ho detto non voglio lasciarvi soli oggi, fatemelo sapere qua sotto tramite commento. Il mio panino è finito, queste patatine sono ghiacce marmate, quindi direi che anche per oggi ci siamo fatti compagnia. Adoro, se state mangiando, buon appetito a tutti. Se non state mangiando, buon non state mangiando a tutti. Fatemi sapere quello che volete, mettete mi piace a questo video se vi è piaciuto. Andatemi a seguire anche su Instagram, mi raccomando, e iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Per oggi è tutto, ci vediamo domani. Ciao!